Ciao a tutti, questo video mi è stato richiesto diverse volte. Dopo circa più o meno no dai, un anno e mezzo, finalmente lo faccio. E praticamente è il giretto della mia stanza. Oggi non mi vedrete perché sono in condizioni non bellissime e quindi evitiamo. Vi faccio vedere la mia stanza dopo il rifacimento, insomma dopo l'ammodernamento, dopo aver rifatto la stanza, insomma, nel 2012, no, non è vero, nel 2011. Sì, siamo nel 2014, con molta calma, però la mia stanza in realtà non è ancora, non sarebbe ancora finita in realtà, cioè io vorrei metterci delle altre cose, ma va bene così, insomma, per il momento. Quindi, niente, cominciamo. Vi faccio vedere la mia stanzina. Eccoci qua. Allora, qui abbiamo l'attaccapanni con vabbè, giubbini, zaino, felpe, cose varie. Questo è un calendario dell'associazione della Sitoi di cui faccio parte. Poi qui abbiamo, stai zitta porta, qui abbiamo oddio, forse stavo chiudendo il microfono, non lo so, non mi ricordo dove è il microfono, scusate, nel caso, scusate. Vabbè, allora qui abbiamo cose varie, il Sackboy di Little Big Planet, che in realtà non ci ho mai giocato, però mi piace tantissimo il personaggio e in generale il pupazzo, insomma, quindi come l'ho visto l'ho preso, anche perché è grandissimo, cioè, vedete, è grandissimo, è gigantone ed è bellissimo. Per chi fosse interessato, io l'ho preso però in realtà un po' di tempo fa e l'ho preso dentro all'Euronics. Poi fate fatine, cose dedicate a Michael Jackson, anche qua tutti i CD di Michael, altri CD, vabbè CD, 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 DVD, no, solo CD, musica, 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 tanta musica. Poi abbiamo la casa panca, che per chi forse mi segue su Instagram ha visto tempo fa che l'ho tutta sistemata ed è stato un delirio sistemarla. Allora, qui in questo scrocino di legno, che mi piace un sacco, questa scodellina di legno, ho le cose che metto più spesso, quindi tra braccialetti, collane, la collana che mi ha fatto il mio ammare, il braccialetto che mi ha regalato il mio ammare, e poi cosa abbiamo? Un anello che mi ha regalato una mia carissima amica, e altri braccialetti, un orecchino bellissimo, d'ala di pipistrello, bellissimo. Quindi qua insomma le cose che metto più spesso. Poi, allora aspettate un attimo che qua la cosa diventa già complicata, cominciamo subito. Allora qui abbiamo un sacco di trucchi, rossetti, ombretti e di tutto un po'. In realtà uso praticamente mai questa roba, però mi dispiace buttarla via, è ancora cosa che è rimasta, roba che è rimasta dai video di un cestino per amico. Chi non l'avesse mai visto, sono nell'altro mio canale, quello archivio che trovate sotto, nei link sotto, nel box. E insomma, quella lì è buona parte delle cose che sono rimaste da quel video. Qui cosa abbiamo? Non me lo ricordo neanche. Vabbè, un po' di roba buttata così, pinzettine per i capelli, pettini, cose del genere. Qui abbiamo uno specchio, spille, spillette, cioè roba per i capelli più che altro, mollettine, cose così. Anche queste sono le robe che mi metto più spesso, quindi le tengo a portata di mano. Roba decorativa. No, in realtà questo fiorellone è un coso per capelli, un ciappone per capelli, ma non lo uso quasi mai, quindi vabbè. Piastra arriccia. Qui non mi ricordo che cosa c'è, roba sparsa, sì, elastici, roba sparsa. Questa che è nascosta qua sotto e al momento faccio fatica a farvela vedere, è un bellissimo portagioie tutto in legno che ha decorato e rifinito il mio ammare. Sempre il mio ammare, fa tutto il mio ammare. Vabbè, crema viso della Essence Pure Skin. Per chi ha i simpatici brufoletti e schifezze varie,
Questa è una pochette, astuccio, chiamatelo come volete, di Michael, ovviamente, dove tengo invece i trucchi che uso più spesso e quelli che mi porto in viaggio, quindi quelli che vengono sempre con me. Poi qui abbiamo lo specchio, non mi faccio vedere assolutamente, non sperateci, lo specchio, quello del Babyliss, che si accende, adesso vi faccio vedere. In realtà mi si è fulminata una delle lampadine, cioè si accende, si accende solo questa, e in realtà se ne dovrebbero accendere, cioè se io faccio così, in realtà qui a questo scatto dovrebbe accendersene un'altra di un altro colore, ma non si accende. E qua dovrebbe esserci il trio delle luci tutte accese, ma appunto se ne è fulminata una, quindi niente. Oddio, scusate per le vibrazioni, ma sono scomodissima. Poi lì abbiamo delle lenti a contatto colorate, il phon, roba per i capelli, spazzole, i biglietti del treno che devo ancora mettere via, vari altri portagioie regalatimi, eccetera eccetera, dove dentro c'è di tutto. Ci metterei 80 anni solo per farvi vedere quello che c'è lì dentro, ma nel caso che siate curiosi fatemi sapere nei commenti e vedrò di farvi vedere in qualche modo. Poi qui abbiamo una bacheca dove c'è un po' di tutto, tra disegni, bigliettini, foto e non foto, foto dei miei genitori, foto del mio papà, ciao papà, ecco, e del mio gatto, cioè un mio gatto e l'altra mia gatta bestiazza, che poi vedrete tra poco. Poi qui ho appeso collane, collanine, cose del genere che mi metto relativamente spesso. E ok, quest'angolo abbiamo finito più o meno. Qui abbiamo un poster della sposona, io la chiamo la sposona dark, perché a me piace. Vabbè. Poi qui abbiamo chitarra e ukulele, si intravedono, ciabattine, e poi comincia la mia super mega gigantona, come vedete, libreria piena di roba. Allora, faccio molto in fretta, perché capisco, non voglio fare un video di 80.000 ore. Dunque, qui abbiamo allora, fatemi pensare, mi avvicino un po', scusate che si vede anche un po' buio, ma purtroppo non ho molta illuminazione. Allora, qui ci sono dei libri, principalmente sono fantasy e cose del genere. Il Chuck che ho preso a Hollywood quando sono stata in America, un pupazzo con una, oddio come si dice, con una suoneria, no, come si dice, con una sorta di carillon che però non funziona, o meglio funziona quando gli para lui, è un po' strano, sembra quasi che sia posseduto, non è bello, ma fa niente. Poi abbiamo il treppiedi, preso dai cinesi, pagato tantissimo, però è un treppiedi fantastico, cioè è alto così, quindi va benissimo. Poi abbiamo dei vinili, principalmente quelli che ho. Ecco, comincio a fare dei danni subito. Stai lì, fai il bravo, stai lì, bravo. Abbiamo dei vinili, principalmente sono di Michael, qui abbiamo Thriller e anche quelli dietro sono di Michael, ne ho degli altri ma sono in salotto, vabbè, poi ti metto a posto dopo. Poi qui abbiamo una marea di libri, vedete che in realtà sono due file, cioè c'è la prima e c'è quella là dietro, e questi sono i libri che diciamo guardo di meno, che comunque ho comprato negli anni, e sono quelli tra virgolette non meno interessanti, perché no, non è quello, però insomma quelle che ho messo un po' da parte, diciamo così. C'è di tutto, c'è persino il manuale delle giovani marmotte, che è di mio cugino di tantissimi anni fa, poi non mi ricordo neanche più cosa c'è qua dentro, vabbè, lasciamo perdere. Poi qui abbiamo un po' di tutto, allora questa cassettierina dove ci sono degli occhiali, delle cover per il cellulare, altre cover per il cellulare, mille cover, dai, sei lì. Qui le robe della fotocamera, una tinta ancora da usare, che è quella che ho preso, che avete visto nell'altro video, in due o tre video precedenti, una smemoranda di quando andavo a scuola,
del 2000, che praticamente è l'unica che ho tenuto. Porta roba varia, ci sono dentro tipo una piastra, altre robe, non mi ricordo, altri cassetti con altre cose. Qui ci sono ricordi di viaggi, quindi robe dell'America, di Londra, foto di tantissimi anni fa e insomma tutta una serie di robe. Poi, allora, nella parte più in alto qui, riesco a farvi vedere solo così, allora qui abbiamo ricordi di motoraduni, robe varie, anche qua ricordi di motoraduni, ricordi del viaggio in America, ricordi del viaggio a Londra, cose che mi sono state regalate, quel portacandele bellissimo che mi è stato regalato, fatto a mano, e poi dopo intanto che vado in là vi faccio vedere, insomma. Quel bidone di Coca-Cola me l'hanno regalato a... no, che cazzo sto dicendo? Quel bidone di Coca-Cola l'ho comprato in America e mi piaceva tantissimo e mi sono portata a casa il bicchierone. Anche la scatoletta che c'è sopra in realtà è una scatoletta di tabacco, quello masticabile, che ho trovato per terra in America e mi piaceva e quindi me la sono portata a casa. Poi qui abbiamo l'angoletto un po' spirituale, libri di stregoneria, streghe, divinazione, reiki, tarocchi, questa è una campana tibetana che abbiamo comprato io e il mio mare quando siamo andati all'artigiano in fiera, tra l'altro fa un suono bellissimo che non vi sto a far sentire perché sennò vi spacco i timpani attraverso la fotocamera, non è il massimo. Poi libri di Anne Rice, vampiri, libri storie gotiche, il mondo di... vabbè, ho anche i libri di Twilight, un altro che mi ha regalato il mio mare, quello di... oddio, faccio cascare tutto adesso, favole di Victoria Francis, aiuto. Poi l'omino, quello non mi ricordo come si chiama, dei dadi, ho fatto un periodo in cui ero appassionata di dadi, mi piacevano tantissimo, però vabbè, poi quelli che ho tenuto sono queste due coppie qua. Qui sì, altre portagioie, ci sono altre cose tipo piercing, orecchini e cose così, un po' di purpurri per profumare l'ambiente, un cuoricione. Poi qui abbiamo tutti i libri e la maggior parte, no, praticamente quasi tutti a parte gli ultimi qua in fondo, è tutte cose dedicate a Michael Jackson. Libri, DVD, calendari, cose che ho voluto tenere negli anni, altri libri, eccetera eccetera. Lì c'è anche una maglietta, vabbè non si vede, scusate, ma è lì. Poi qui abbiamo... allora, qua dentro più che altro ci sono candele, incensi, le rune che ho fatto io. Qui abbiamo altre candele, un sacco di candele e incensi. Ce ne ho a valanghe. Qui abbiamo altri libri. Altri libri di vario genere. Libri, sempre su due file. Quindi una fila qua davanti e tutta la fila là dietro. Un sacco di pietre che abbiamo comprato io e il mio mare, basta, non lo dico più, le nostre alcune delle nostre fotine, cose sempre regalate, poi lei è passatella, un ricordo di un viaggio in Olanda, presa per puro culo, enorme culo, dentro ad una di quelle macchinette dove si infilano i soldi e insomma prende con la pinzona. E si chiama Passatella. Un portamonete, altri libri, un altro po' di purpurri, altre pietre ametista, quarzo rosa, un'altra ametista. Questa secondo me è bellissima. So che non riuscite a vederlo perché non la mette a fuoco purtroppo, però vabbè, insomma, ok. Poi qui c'è di ogni, non sto neanche a stare a spiegarvi perché c'è veramente di ogni. C'è persino un gioco che abbiamo comprato io e il mio love.
adesso vi faccio vedere se no. No, vabbè, è quello con, ecco, con le canne da pesca e i pisciolini. Ma l'abbiamo comprato tipo, credo un anno fa. E, tipico gioco moderno. Però io lo adoro questo giochino e lo volevo, lo rivolevo a tutti i costi e quindi l'abbiamo comprato. Lì ho sciarpe, sciarpine, berretti e cose varie. Poi, aspettate che ritorno sopra così vado avanti di qua. Allora lì e poi qua abbiamo tutta la mia collezione di fate, gnomi e soprattutto fate. E cose un po' d'archettone. Regalatemi, comprate io, eccetera, eccetera. Qui abbiamo la morte. Bella. Quella cosa rossa che spunta, che si allunga in alto, è una cerbottana. Semi professionale. Poi, no, quello ve lo faccio vedere dopo. Allora, qui abbiamo un ripiano che in realtà è in divenire, perché documenti, disegni, ma soprattutto documenti, però è da sistemare. Poi qui abbiamo il ripiano delle cose di bellezza, tipiche femminili. No, non è vero. Vabbè, deodorante. Vabbè. E... struccante, profumo, creme, cosa per i capelli, l'acetone, insomma, lacca e robe varie. I dischetti. Qui abbiamo un banderno di smalti, che non sto a farvi vedere perché ne ho veramente... tantissimi. Anche lì, se veramente vi interessa sapere quanti e quali smalti ho, scrivetemelo nei commenti. Qui in fondo abbiamo la mia collezione di burro cacao, la mia collezione di burro cacao della Labello, che sono tutti infilati qua in fondo. Qui c'è una valanga di campioncini, come anche qua, e maschere per il viso. Poi qui abbiamo la zona creativa, quindi fimo, paste sintetiche, minuteria varia, fornetto che è nascosto là dietro, martelli, fili metallici, eccetera eccetera. Anche qui sotto abbiamo zona creativa con di tutto di più, anche zona cucito, che in realtà io non cucio, però vabbè. Pietre, che in realtà la maggior parte, tipo queste, sono quelle che andrebbero nelle piante, però io le ho prese perché mi piacevano e vorrei in futuro usarle per le creazioni. Poi arrivo, ecco. Allora, qui abbiamo zona fumetti, quello che vedete con maggior rilevanza è Nana della Yazawa. Perché dietro non li vedete, ma c'è tutta la collezione. Ah sì, si intravedono là, più o meno, ecco. Tutta la collezione dei fumetti, qua ci sono tutti i DVD, ci sono delle uscite speciali, delle cose speciali. Poi abbiamo tutto Scottex, A come ignoranza, uno dei primi volumi di Cortili del Cuore, un bento, ricordi vari, insomma un sacco di roba. Una delle frasine che io mi sono attaccata alla libreria. Cosa semplicissima, si fa con lo scotch di carta, che si può attaccare e staccare senza problemi, non lascia nessun genere di traccia, quindi, e ci si può scrivere sopra. Ah sì, ogni tanto ci sono queste stelline, sono quelle luminose, che si vedono di notte. Poi abbiamo DVD, film, cartoni animati, Ponyo, film, un sacco di film, altri film, molto originali, film, super film, videogiochi della Wii, alcuni miei, altri prestati, roba per pulire, quindi spolverino, roba per tirare sui peli dei gatti, altri purpurri, robe varie, documenti vari, cose che ho tenuto, poi... scrivania, postazione, adesso vi faccio vedere un soggetto che forse non si vuole far vedere. Saluta, non si vuole far vedere, scusate. Guardalo, ecco, ok. Allora, poi abbiamo il ripiano lì sopra, casse, cuffie, il subwoofer,
come si chiama? Il decoder, un puzzle con una stampa di Victoria Francis che mi ha fatto, io non ho lo spazio e il tempo di farlo e quindi l'ho portato a casa del mio ragazzo e l'ha fatto lui per me. E comunque niente, questa è la scrivania. Qui abbiamo la TV che fa anche da schermo del computer, una candela, il mio cellulare, casse, penne, porta tutto, carta, tutto. Qui sotto c'è di tutto. Qui, allora, chiudo un attimo, cassettini. Sì, vabbè, non ce la posso fare. Cassettini, va bene, insomma, sono quattro. Altre casse, la stampante, un po' un'alzatina dell'IKEA e cose varie. Cestini, cassettiera che al momento è bloccata, non si apre. Poi la finestra, il termo, una cosa pelosa. Ciao, cosa pelosa! Cosa pelosa! Oh, pelosa, pelosa! Oh, pelosa! Oh, pelosa! Oh! Ah! Ok. Poi abbiamo stampa di Betty Boop. La mia cassettierina che fa da comodino fondamentalmente, dell'IKEA, che adoro follemente, adoro, io la adoro veramente, mi piace tanto questa cosa qua che si intravede attraverso, c'è dentro insomma ovviamente pigiami, cose intime eccetera, libri, scatolette varie con dentro non mi ricordo neanche che cosa. La lanterna dell'IKEA, portacandela. Le uniche cose dell'IKEA, sì, sono poche. Io in realtà avrei fatto tutta la camera all'IKEA, ma non, insomma, mi hanno detto di no. Però alcune cose, tipo questa, la lanterna, l'alzatina e altre due o tre cosine, anche la lucina quella lì, l'ho presa all'IKEA. E poi, poster di Nana, regalatomi dal mio mare, basta. E, altro puzzle con il mio segno zodiacale, l'armadio a ponte, con mensolina che è stata applicata dopo con le lucine sotto prese sempre all'artigiano in fiera, altri libri, il mio letto, eccolo qua, e fondamentalmente direi che abbiamo finito. Abbiamo finito, ecco, la mia stanza è tutta qua. Io vorrei aggiungere altri poster e altre cose qua, ma per il momento, scusate il video lunghissimo, ma d'altronde per farvi vedere la stanza un po' di tempo mi serviva, e quindi eccoci qua, questa è la mia cameretta. Vi ringrazio per tutto quello che è seguito al video precedente, quindi tutte le i commenti, tutto il supporto e tutta la vicinanza insomma che mi avete dimostrato. Il carrello elevatore di Lodi sembra che sia stato ripristinato e vi farò sapere se effettivamente è così. E per il resto niente, grazie mille a tutti perché continuate a seguirmi, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!